Acri, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mushix e oggi stiamo su Clash Royale. Oggi siamo sul profilo di uno di voi per spacchettare una novità assoluta sul mio canale. Anzi, a proposito, se anche voi avete un bel chest opening da farmi fare, contattatemi su Instagram, il link è qui sotto in descrizione. E già che ci siamo con gli avvisi, per chi ancora non l'avesse letto o capito, il sistema per essere salutati è sempre lo stesso. Basta scrivere hashtag gnacchiro e condividere il video. Se non condividete, non potete essere estratti dal programma. E comunque bastava leggere il bannerino che esce, è rosso, fa pure il rumore quando arriva. Ma a parte questo, siamo sul profilo di Itzmir Lender, o Lender, no, Lender, che chiedo venia. E partiremo subito con il baule costruito. Baule costruibile della prima lega, della lega sfidante 1. Vediamo se avrà in serbo per noi una bella leggendaria. 1949 di oro, attenzione, 4 scelte. Qui la vedo un po' male, perché sono solo 2 comuni all'inizio, ci sono 3 scelte. Secondo me non ci sarà la leggendaria, purtroppo. Comunque, bomba rolo gigante per forza di cose. Ecco qui ragazzi, non ci sarà la leggendaria purtroppo. Gang di Goblin e ancora domatori instant proprio. E infine gli scelgo il bocciatore, più che altro perché così potrebbe portarselo al livello 5, che male non fa. Anzi raga, vi dico di più, la faccia del bocciatore è uguale spiccicata a quella di mia zia Carmela di quando porta il polpettone. Sì, infatti a volte facciamo fatica a distinguere se sia mia zia o mio zio in pratica. Oggi i bauli sono pochi ma buoni. Infatti abbiamo baule magico, baule super magico e poi un altro baule super magico qui nelle missioni. Nel missioni punto. E poi il fantastico baule silver, che però ci apriamo instant, così proprio subito. 87 di oro, spiriti del ghiaccio e goblin cerbottaniere. E direi di tentare di arrivare ad avere anche il baule della corona. Quindi entriamo in partita. Non so neppure con che deck gioca il nostro gnacchero. Però vabbè, noi ci adattiamo come sempre, insomma. Ok, barbari scelti, principessa e tanta roba. Valchiria qui instant. E andiamo anche con i barbari scelti. Tanto ci sta dietro il mago, quindi dovrebbe fare un bel po' di danni. Dai, dai, vai anche qua con la zap. No, mannaggia, mannaggia. Pushiamo, pushiamo qui. Pushiamo come non mai. No, un altro gigante, mannaggia lui. Dai, che forse il bandito riesce a caricare. No, purtroppo no. Valchiria davanti e adesso sono cavoli suoi. Vediamo come si difendono. Ok, ok, buona, buona così, buona così. Bravo, devo essere sincero, bravo. Trotta, Valchiria, trotta. Drago infernale dietro il nostro gigante. Io direi di attaccare magari dall'altra parte. Altra parte, eccoli qua, con i nostri barbari scelti dalla parte opposta. Qua vado con una sfera infuocata che becca un po' tutto. Ok, tanta roba. Subito qui, ok. Tanta roba da entrambi i lati. Mamma mia, mamma mia. Forse ci becchiamo quasi entrambe le corone che ci servono. Vediamo un pochettino. Una dovrebbe essere andata, sì esatto ragazzi, una è andata, attenzione, attenzione, forse anche l'altra, 5 secondi, mi prendo anche l'altra torre, così è già finito il nostro baule, grande ragazzi, grandissimi. Ed il baule della corona dovrebbe essere completato, infatti lo è. E ce lo apriamo subitissimo, seguito da un vostro like ragazzi, il like ci sta sempre e comunque. 2 gemme. Così arriva bene 3 gemme, 6 piccoli goblin, sgherrettini, gigante royale e infine moschettiere. Mi spiace per non aver trovato neppure una piccola epica, ma noi ci accontentiamo insomma. Andiamo quindi con il baule, questo qui magico. Poi abbiamo di seguito 2 bauli super magici. 1320 di oro, attenzione, speriamo nella leggendaria ragazzi. Ben 7 skip. Goblin lancieri e cavaliere. Ok, sono già tipo 30 comuni, non sono poche ragazzi. 30, 60, sono già 90 comuni. Attenzione, partono le rare, partono le rare. Forse sono finite le rare ed è leggendario il baule magico. E
il grandissimo Pekka che ci annuncia così l'entrata un po' a gamba tesa di una leggendaria. Vediamo quale leggendaria sarà, attenzione, gira gira, ed è un mastino. Tra un solo mastino potrà avere il mastino a livello 3, appunto. Ed ora così, proprio perché si sente l'odore della primavera nell'aria, ci apriamo due bauli super magici, che sono, tra virgolette, bauli che si possono ottenere solo esclusivamente nel ciclo di bauli e nelle missioni, perché non sono più acquistabili, il che li rende ancora più rari del normale. 7128 di oro, ok. Così, instant, subito la epica. Quasi 300 scheletrini, però mancano ancora, eccole, stavo dicendo, tutte le altre comuni. 8 sono già, 9 epiche, c'è il baule super magico più strano che abbia mai visto. Tutte quante le rare così, instant, e subito un'altra leggendaria per noi. Mi faccio un applauso da solo, ragazzi. Vediamo quale leggendaria sarà. Ragazzi, attenzione, perché oggi faremo lo Shooting Stars assolutissimamente. Un bel tronco che non fa mai male. Cioè, fa male agli altri, non a noi. Ultimo baule. E ragazzi, ho bisogno di tutta la vostra grandissima energia, perché io spero di fare il trittico. Voglio trovare su 3 bauli 3 leggendarie. Vediamo se facciamo l'unplan. Andiamo con il super magico. I soliti 7128 di oro ci stanno. Ecco, 8 rapidi, ma mancano tipo altre 150 rare, quindi qualcuno mi spiega perché sono così strani oggi i bauli super magici. Cosa hanno di male? Attenzione, perché gli skip ne abbiamo. Tutte quante le rare sono uscite, adesso dovrebbero uscire 500 comuni. Attenzione, sì! Anche qui abbiamo la leggendaria. Ragazzi, il trittico è avvenuto! Abbiamo avuto su 3 bauli 3 leggendarie! Vediamo quale sarà quest'ultima leggendaria, ragazzi! Oggi sono stato davvero carichissimo! Un altro tronco, attenzione! Portiamo a metà la sua barra per portare a livello superiore e ci andiamo a fare un grandissimo, meraviglioso, superlativo Shooting Stars! E a questo punto non mi resta che andare a salutare alcuni tra quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso il video di ieri. Quindi ciao Nicolai Iliuz, ciao signor Nobody It's Me, e infine l'ultimo estratto, o per meglio dire estratta di oggi, è Emma Caruso, quindi ciao Emma. E questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, per questo è tanto, ma tanto altro ancora. Visitate anche il mio profilo Instagram, il cui link è qui sotto in descrizione. E noi quindi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!